Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video, questa volta una monografia sugli autori giapponesi che ho letto nell'ultimo periodo. Cominciamo da un'autrice piuttosto classica, Harumi Setuchi. Amica di Kawabata e Mishima, la sua prosa è molto giapponese. Praticamente risponde all'ideale che si aveva della letteratura giapponese 30-40 anni fa qui in Italia. I temi che tratta sono anch'essi abbastanza tipici nella letteratura giapponese. Stiamo parlando dell'inquietudine, dell'incapacità di vivere. In questo caso il tutto è rapportato a un triangolo amoroso. È la storia di una donna che vive una storia amorosa in clandestinità con un uomo sposato, che però ha un rapporto strano perché quest'uomo sposato in realtà ha una moglie che è ben conscia della scappatella continua del marito. In realtà è una relazione di trama antica che dura da anni. E contemporaneamente a questo, a parte il tradimento che consumano entrambi nei confronti della moglie di lui, c'è un secondo tradimento che è operato dalla protagonista del romanzo nei confronti del suo stesso amante, perché si prenderà un altro amante. Quindi è la storia di un triangolo amoroso, ma soprattutto la storia di una persona che è incapace di completare un suo percorso affettivo compiuto. La prosa della Setuchi è molto classica, è molto giapponese e io sicuramente consiglio la lettura di questo volume per riallacciarsi un po' ai temi classici, ma anche allo stile classico di una letteratura che forse adesso è meno caratterizzata. Andando avanti nel tempo, arrivando a scrittori man mano più contemporanei, di Taichi Yamada, Estranei. Estranei è una tipica ghost story giapponese e per chi forse non ha avuto un'infarinatura della tipicità di queste storie, forse la cosa più vicina che il pubblico italiano può aver avuto modo di conoscere è Ring. Però The Ring, come è ben noto, sì, è un romanzo ovviamente. Ma il film portato qui in Italia sicuramente è un remake statunitense di un film giapponese. E probabilmente The Ring come film occidentale è sicuramente meno efficace del terrorizzante Ringu, ossia la sua versione originale giapponese. Ma questo è soltanto per dare un attimo una dimensione delle ghost story tipiche giapponesi. In realtà le storie di fantasmi giapponesi sono caratterizzate in modo abbastanza peculiare rispetto a quelle occidentali, perché non sono i tipici runewound che si incrociano nella nostra tradizione, quanto più spiriti soprannaturali che sono trattenuti in terra tipicamente per rimorso o per vendetta. Ci sono anche altri tipi di fantasmi in Giappone. Però sono molto consueti questi tipi di spiriti, spiriti vendicativi. Estranei si svolge in una Tokyo contemporanea rispetto all'anno in cui è stato scritto alla fine degli anni Ottanta, ed è la storia di uno sceneggiatore della televisione, e in questo è anche abbastanza autobiografico, nel senso che Yamada è uno sceneggiatore della televisione e ha scritto soltanto 3 romanzi. Come dicevo, uno sceneggiatore che si ritrova a incontrare i suoi defunti genitori da un giorno con l'altro, come se niente fudesse, in un contesto abbastanza familiare, cioè lui li incrocia e va a casa loro. E sembra che il tempo non sia mai passato, quando ovviamente i genitori del protagonista sono morti quando lui era bambino. In questa parte del romanzo si respira più che altro una sensazione di nostalgia e non sembra davvero che il protagonista corra un pericolo imminente. In realtà c'è molto dietro l'angolo, non come il lettore all'inizio potrebbe pensare, ci sono sorprese, sono tipicamente, come dicevo, in stile giapponese, la ghost story giapponese. Per chi ha sperimentato soltanto magari i racconti di Piogge di Luna di Akinari Ueda, sicuramente
estranee da una dimensione che si avvicina molto più alla Ghost Story, che mantiene le caratteristiche tipiche di quella giapponese classica, però si sposta più sulla contemporaneità, quindi più verso Ringu. È una lettura abbastanza atipica. L'unico rammarico che ho è che purtroppo edizione italiana, ammesso che la troviate perché mi sembra che sia fuori mercato da parecchio, è una traduzione dall'inglese. Una traduzione dall'inglese che fu operata ovviamente a suo tempo dal giapponese. Quindi tipico trattamento inaccettabile da parte di alcuni editori di tradurre opere giapponesi dalla loro traduzione inglese. Non so quanto si è perso, ovviamente è rimasta la struttura della storia, che poi in questo caso è la cosa che conta di più, perché forse di stile non c'è granché, però questo è impossibile da giudicare al momento in cui avviene il doppio passaggio di lingua. Veramente deprecabile, ma questo è quello che ci ha offerto Editrice Nord, che forse ha avuto tempi migliori in altri decenni. Comunque, se riuscite a procurarvelo, io ve lo consiglio. Passando ora a un'autrice ancora più contemporanea di Kawakami Hiromi, Le donne del signor Nakano. Che cosa dire di Kawakami Hiromi? Io avevo letto La cartella del professore, una storia abbastanza intimistica di una ex studentessa che rincontra il suo professore del liceo e pian piano, con una delicatezza della frequentazione quotidiana, finiscono per intrecciare una relazione. Però era scritto con una prosa così delicata e con uno stile così intimistico che vi assicuro io quel libro l'avevo apprezzato tantissimo. E ho peccato di ingenuità nel pensare che Kawakami Hiromi potesse offrire una storia simile, cioè potesse offrire la stessa sensazione con un'altra storia. Invece questo, Le donne del signor Nakano, devo dire, risulta un libro abbastanza frammentario. Non che lo stile sia diverso, è sempre quello stile tipico intimistico giapponese, quello che si trova in molti manga e anime anche, e quello che gli inglesi definiscono slice of life, ossia uno scorcio di vita, un genere che io amo tantissimo, un genere che per definizione non ha una storia. Non una storia tipica del romanzo, cioè è la vita quotidiana che si sussegue man mano ed è la stessa vita a formare la storia dei personaggi. Questo è qualcosa di bellissimo se ci ragionate. Cioè, se non siete dei fanatici delle storie costruite che hanno un capo e una coda, la nostra stessa vita è una storia, una grande storia se vogliamo che sia così. E in questo i giapponesi sono bravissimi a dipingere questi affreschi di vita quotidiana. Che lì per lì, di capitolo in capitolo o di episodio in episodio, se stiamo parlando di anime, ovviamente, sembrano non andare da nessuna parte. Eppure, nel loro unicum, andando avanti, si vede come effettivamente costruiscono una storia di crescita dei protagonisti. Ecco, questo purtroppo io in Le donne del signor Nakano non l'ho visto. Un po' perché non sono assolutamente riuscito a empatizzare con i protagonisti, e questo per me è un grave problema. Nel momento in cui non riesco a empatizzare con i protagonisti di un romanzo, metà della gioia del leggere la storia viene un po' meno. Ma anche perché io non ho visto una vera crescita dei protagonisti. È vero, i protagonisti vanno avanti nelle loro vite e si vede di capitolo in capitolo, e questo è un altro, secondo me, difetto un po' di questo libro. Ossia, non è tanto un romanzo quanto una serie di racconti cronologicamente legati tra loro. Come dicevo, non essendo riusciti a empatizzare con i personaggi e non vedendo una loro reale crescita, non ho apprezzato molto il libro, mi ha deluso particolarmente, e questo è veramente un peccato, perché secondo me Kawakami Hiromi ha veramente tanto tanto da dire. Andiamo su uno scrittore, diciamo, più mainstream, apprezzato da molti. Ovviamente è Murakami Haruki. La riedizione in edizione in collana, i numeri primi, di A sud del confine, a ovest del sole. Libro che avevo già letto, diciamo, procurandomi una copia meno lecita in altri periodi, quando non era assolutamente più disponibile in alcun circuito. Questa è una revisione di traduzione della traduzione che avevo letto, che era uscita per i tipi della Feltrinelli all'epoca.
traduzione di Mimma De Petra, ma con revisione di Antonietta Pastore, che ormai lo sanno anche i sassi, è una delle due traduttrici, diciamo, ufficiali di Murakami. Tanto avevo apprezzato questo romanzo allora, quanto lo apprezzo tutt'oggi. Anzi, forse anche grazie alla revisione della Pastore, devo dire che la prosa mi è sembrata molto meno farraginosa della traduzione che avevo avuto modo di leggere. A sud del confine, a ovest del sole, come altri libri di Murakami, non fa parte di quel filone onirico che ha fatto la fortuna dell'autore, quanto più al suo filone intimistico, quello per intenderci di Norwegian Wood o del recente L'incolore Tazaki Tsukuro e i suoi anni di pellegrinaggio, ma di questo parliamo tra poco. A sud del confine, a ovest del sole, è uno dei romanzi, secondo me, più belli di Murakami. Proprio perché è uno dei più intimistici, ha una grande dose di nostalgia, la storia di quest'uomo che rincontra una sua amica di infanzia, un'amica di infanzia con cui condivideva una grande passione per il jazz. Costui ora è sposato e ha aperto un locale jazz con l'aiuto di suo suocero. In questo vedo una dose di autobiografia, in quanto anche Murakami è noto per aver aperto un locale jazz nei primi anni della sua carriera, che allora non era una carriera di scrittore, e quindi ci sono degli elementi molto godibili se si sa questa backstory dell'autore. Qualcuno potrebbe pensare che è una storia di tradimento, effettivamente c'è questo elemento, è una storia di tradimento in qualche senso. È un tradimento anche consumato, però forse dovremmo vedere questo tradimento più nell'ottica del consumare un rimpianto, in quanto il protagonista, riavvicinandosi a questa compagna, che tra l'altro ha sempre, cioè non ha mai smesso di amare. Di fatto conclude un suo percorso di vita che si era interrotto laddove era venuta a mancare questa persona nella sua vita e non era riuscito a chiudere il cerchio. In questo mi sono ritrovato moltissimo, però è proprio questo fattore empatico, quello che è venuto a mancare con il libro della Kawakami, tanto per intenderci, c'è un livello di empatia tra me e il protagonista del romanzo e quindi l'ho apprezzato particolarmente. Uno dei libri di Murakami che io preferisco. Veniamo all'ultima novità di Murakami Haruki, che, come ti stavo dicendo, titolo veramente impronunciabile, io lo detesto già, L'incolore Tazaki Tsukuro e i suoi anni di pellegrinaggio. In realtà è un titolo assolutamente sensato nell'economia del racconto. Premetto che non mi è piaciuto particolarmente, anzi mi ha deluso, non dico profondamente, però dopo 1Q84, preferisco pronunciarlo con il suo originale Ichikyu Hachihon, perché il gioco di parole si perde completamente pronunciando a italiano qualsiasi altra lingua occidentale che non sia giapponese. Quello è un libro che aveva deluso molti lettori di Murakami e che invece a me era piaciuto tantissimo. E qui è esattamente la prova contraria, ossia questo è un libro che sta piacendo abbastanza tra i fan di Murakami e che a me invece ha deluso. Quello che sto sentendo dire moltissimo su questo libro è un Murakami più maturo. Grazie al cavolo, cioè stiamo parlando di un autore che va per i suoi 70 anni ormai. Se lui non è maturo adesso, cioè mi sembra quasi, scusate la polemica, dire una grande ovvietà. È chiaro che una persona giunta a quasi i suoi 70 anni e che scrive da 40, probabilmente un certo grado di maturità l'ha raggiunto. Quindi vorrei capire se questo giudizio che sento ripetere di bocca in bocca è effettivamente un giudizio sentito o semplicemente è per dire questa ovvietà. Sì, sicuramente la prosa di Murakami ormai è molto affinata, ma questo secondo me si vedeva anche nel libro precedente. Entrando più nel merito della storia, è, come stavo dicendo, parte di quel filone di cui abbiamo parlato precedentemente, quello che abbiamo visto anche in Norwegian Wood e in Sud del confine a ovest del sole. Manca completamente l'elemento onirico in questo libro, come negli altri due che citavo.
ma anche qui ho avuto difficoltà a immedesimarmi nei personaggi. Intendiamoci, non c'è quella freddezza che io, per esempio, ho visto nelle donne del signor Nakano, cioè lì era una mancanza di empatia data dal fatto che veramente delle persone di cui parlava il libro non mi interessava di meno. Poi sicuramente un grado di affezione si può provare per il protagonista. Ed è una storia che può piacere a molti e che potrebbe riavvicinare molti lettori che non hanno apprezzato il filone onirico a Murakami. Però di fondo, secondo me, questo libro non aggiunge nulla all'opus di Murakami. 3 stelline su Goodreads, tanto per intenderci, cioè il libro, diciamo, mi è piaciuto ma non mi ha fatto impazzire. Non merita le 2 perché comunque è Murakami e Murakami resta uno dei miei autori preferiti, però questo libro non mi ha comunicato quello che mi aspettavo, mi avrebbe comunicato, soprattutto rispetto alla storia che sulla carta invece è molto interessante, cioè anche dopo averlo letto posso dire che è una storia interessante, non mi è piaciuto molto semplicemente come l'ha resa questa volta. Bene, siamo a metà delle monografie, le rassegne che volevo fare sulle letture pregresse. Ce ne sarà una abbastanza breve su un paio di letture di mitologia con protagonista preponderante il Ramo d'Oro di Fraser e un'altra in cui parlerò di alcuni autori italiani che ho conosciuto grazie ad Amazon Kindle, cioè alle offerte che si susseguono ogni giorno sul sito di Amazon. Grazie per avermi dedicato questi buoni 20 minuti e al prossimo video.